Va bene, allora raga, è giunto il momento di concentrarci sulla storia di oggi che sicuramente se non conoscete avrete già sicuramente sentito perché Roberta Ragusa è un nome ormai simbolico per la cronaca italiana. È un caso che ehm, si è sviluppato nel 2012, però ci sono stati dei... Degli, degli aggiornamenti, insomma, de, de, dei vari procedimenti negli anni a seguire. Quindi il tutto si è concluso soltanto nel 2019, per cui se ne è parlato davvero tanto di questa vicenda. Per lo più il grande punto interrogativo di tutta questa storia, che rimarrà, io credo ancora, forse per sempre, ma mi dà un fastidio tremendo, perché non capisco come facciano a sparire i cadaveri, eh, non si trova il cadavere di questa donna, non si trova da nessuna parte, non si è mai trovato. E adesso poi vi dirò anche le varie ipotesi che ci possono stare dietro al non ritrovamento del corpo. Comunque, non c'è il corpo, non c'è l'arma del delitto, in realtà non c'è nemmeno certezza che Roberta Ragusa non sia viva da qualche parte, non c'è traccia del suo omicidio, in realtà Ragusa è scomparsa. Ragusa è scomparsa nel nulla. Senza lasciare traccia di sé, scomparsa come non fosse mai esistita, senza lasciare niente, neanche un indizio. E tutto questo è molto strano, cioè nel senso che... Oh, cioè sicuramente siamo davanti a un killer che ha agito in una maniera molto intelligente, perché cazzo, quando non, non lasci traccia... Sei uno stronzo, ma sei uno stronzo bravo. Questo va detto. Oppure eh, bisogna capire perché esiste anche il dubbio che magari non sia stato chi è stato incriminato come colpevole. È un dubbio perché non c'è nessuna effettiva ragionevole certezza rispetto alla sua colpevolezza. Ma adesso vi racconto tutta la storia perché gli indizi in realtà portano alla conclusione alla quale è arrivata la storia. Però ci sono dei però. Ecco, dei quali parleremo quando. Ne, nel racconto, man mano nel racconto. Questa cosa, tra l'altro, questo avvenimento, succede lo stesso, lo stesso giorno in cui è affondata la Costa Concordia, che sicuramente tutti ricordate. Eh, anche tutte le cose cringe a riguardo quindi questa cosa qui ha tolto un po' di attenzione al caso ragusa che però lo ha guadagnato successivamente perché questo è stato un cold case per un sacco di tempo poi si sono decisi che qualcuno doveva pure incolpare e hanno deciso di incolpare lui comunque adesso vi racconto tutta la storia dunque eh, è una storia che ha tratto ti Ricorda sempre quelle famiglie che risultano inquietanti, no? Alla Chris Watts, sempre quel filone, perché apparentemente sono famiglie perfette. Infatti, adesso vi faccio vedere la foto. Mettiamo la foto: Tata. questa è una foto di famiglia. Di, della famiglia Ragusa ehm, che adesso vi, vi illustro. Allora, loro erano, quando è successo questo fatto, erano sposati da 20 anni e eh, Roberta Ragusa aveva 44 anni, suo marito si chiama Antonio Logli, che è quello che vedete lì, ora è più giovane in questa foto, ma all'epoca dei fatti aveva 49 anni e insieme gestiscono un'autoscuola che hanno messo su. Uh, insieme Antonio svolge anche un'altra professione perché lui fa l'elettricista per un'azienda municipalata. No, mu in municipalità. No, I è un aggettivo che ha a che fare con municipale. E il fatto che sia in <ride> raga. Eh, è così. Oggi, oggi è così municipalizzata, bravo, bravo Sellix, bravo, bravo, esatto, cioè eh, municipalizzata, proprio quella era la parola che stavo cercando, esatto. E quindi lui lavorava anche in, col municipio e tutto il resto, ma a questo arriveremo più tardi. Loro hanno due figli, uno si chiama Daniele, ha 15 anni all'epoca dei fatti, stiamo parlando del 2012, e Alessia ha 12 anni. È un matrimonio, come vi dicevo prima, una, una storia che ricorda un po' eh, il filone Chris Watts, nel senso che c'è sempre di mezzo un amante, c'è sempre di mezzo una famiglia apparentemente perfetta, perché come vedete dalla foto loro davano un'impressione proprio di mulino bianco, di famiglia spensierata, serena, che facevano le cose insieme, eh, lui con la moglie bellissima, questo rapporto che funziona, i figli educatissimi, gentili, bravi, proprio meravigliosi, che tra l'altro questa è una cosa reale, cioè i figli sono davvero delle belle persone, molto educati e gentili, e meravigliosi, e però forse invece qualcosa non era esattamente come sembrava. Ovvero questo matrimonio che andava avanti da vent'anni eh, era da un po' che non era poi così roseo come volevano far sembrare. La cosa inquietante in questo caso qua. È che effettivamente si tratta di una persona che sembrava normalissima, ma è sempre stato normalissimo. Infatti eh, tuttora esistono dubbi riguardo la sua colpevolezza, comunque sia, diciamo che non è che <ride> ci sono ragionevoli dubbi, ma non totalmente dei dubbi. Questo caso mi manda, raga, so avete capito, ma questo caso mi manda fuori di testa perché mi fa pensare 800 cose diverse. E non riesco a guardarlo da un solo punto di vista. Quindi, come spesso faremo, come spesso faccio, cercherò di darvi tutti i miei punti di vista, così poi scegliete voi o, o me ne date ulteriori, che tanto i punti di vista non, non mancano mai. Siamo in Toscana, in provincia di Pisa, in un posto che si chiama Gello, frazione di San Giuliano. San Giuliano Terme, esattamente. I due protagonisti principali di questa storia, ovviamente, sono i coniugi, quindi Antonio Logli e eh, Roberta Ragusa. Antonio, vi ho detto, è... Lavora nell'autoscuola e fa anche l'elettricista. Comunque è una persona molto tranquilla, molto pacata, molto riservata. In paese dicono anche che sia parecchio introverso e che non abbia molti amici. C'ha giusto quelli giusti, secondo me. E suo padre è molto orgoglioso di lui perché il padre, comunque... Ehm, è anche lui uno che ha rilasciato parecchie dichiarazioni, e, ed è una persona che comunque abitava lì con loro. Perché vi ricordo che loro avevano una casa indipendente, ma all'interno della stessa tenuta, sostanzialmente, c'era anche la casa dei genitori di Antonio. Perché i genitori di Roberta invece eh, non c'erano più, erano, erano morti. Quindi eh, loro vivono lì nella loro casetta indipendente, lì accanto anche, ci sono anche i genitori, quindi i nonni dei ragazzi. E hanno un rapporto quotidiano tra, tra famiglie, quindi diciamo che anche il padre eh, di Antonio sarà un elemento importante in questa storia. Infatti descrive il figlio come eh, un ragazzo sveglio, come uno che sa fare tutto. Che già da piccolo era un genio, lui smontava le cose, le rimontava, lui sapeva fare tutto, lui sa fare tutto. Poi dice che è tanto bravo, lei è un botta che purrella, è tanto. Bo'. Lui praticamente sa fare tutto le mani è un gran lavoratore, perfetto. Quindi abbiamo capito che secondo il um, giudizio del padre sei un bravo lavoratore e quindi sei una brava persona. Poi dice anche che è il figliolo che tutti vorrebbero avere, quindi sappiate che um, è, suo padre gli vuole bene. Roberta, eh, Roberta invece è un personaggio molto contorto e verremo a sapere di lei, questa volta si parlerà molto della vittima, grazie al cielo un caso in cui si parla molto della vittima che bello. Ehm, lei la, la studieremo bene perché ha una psicologia abbastanza mh, complessa, nel senso che stava attraversando sicuramente un periodo davvero difficile nella sua vita. E. Ehm, ed è una donna che. Si è sempre sacrificata e a un certo punto, secondo me, si era rotta le palle. Comunque sia, anche ehm, se Roberta stava attraversando un periodo un po' così, è sempre stata una donna abbastanza costante nel suo carattere, cioè è sempre stata una donna diretta, sincera. Era una che non te le mandava a dire insomma, era una che non aveva paura di scontrarsi con le persone con cui aveva problemi, eh, però molto onesta, molto, molto sincera. Una che creava delle amicizie. Dei rapporti veri, profondi, era una persona alla quale molti volevano bene. I figli di, di Roberta e di Antonio, che sono adesso ormai sono ragazzi grandi, sono maggiorenni, hanno sempre raccontato che la loro infanzia è stata piacevole, è stata serena, è un'infanzia felice quella che hanno passato con i loro genitori. Poiché ehm, stavano molto, diciamo molto tempo insieme quando il padre non lavorava più che altro e eh, c'era dialogo. Questa è una cosa che non avevo mai quasi mai sentito dire da parte di figli perché solitamente il problema nelle famiglie è sempre quello: cioè siamo nel 2012, raga, siamo a, a gennaio del 2012. Poi adesso arriviamo anche a raccontare i fatti. Prima vi do un, un piccolo quadro situazionale, poi arriviamo ai fatti. E quindi cioè, questa cosa qui a me ha fatto un sacco piacere, cioè sapere che comunque ci sono anche dei bambini e dei ragazzi che riescono a crescere in una famiglia nella quale si parla anche emotivamente, c'è cioè un dialogo emotivo, c'è cioè un, un raccontarsi, c'è cioè un ascolto reale, c'è cioè davvero un rapportarsi in famiglia. E questo da loro c'era. E infatti che, che palle. E chiaramente per loro genitore 1 era mamma Roberta perché il babbo lavorava davvero molto e non solo, aveva degli hobby, diciamo, stava spesso fuori casa. Quindi poi soprattutto negli ultimi anni, quando i ragazzi erano adolescenti, lui era un po' più assente, diciamo. Comunque i ragazzi descrivono il rapporto tra i loro genitori come un rapporto freddo, nel senso che non li hanno mai visti scambiarsi un bacio o una coccola, però o oh, quello ci sta, ci sono anche delle persone più riservate che non fanno davanti ai figli, niente, cioè ci sta. Eh, però infatti per loro era normalità, quindi non si sono mai ehm, fatti delle domande a riguardo, ma io raga non la vedrei come una cosa così tanto... Così tanto strana Eh avete già subodorato odore di corna eh? Odore di cervo oh, di, di, Purtroppo qua sarà una storia triste Comunque sia ehm... Sì no i ragazzi vedevano che tra i loro genitori Il rapporto non era proprio caloroso Però a loro non mancava niente Quindi comunque andava bene così Non, non avevano dei grossi problemi nei confronti dei genitori poi verremo a sapere che in realtà tra Antonio e Roberta le cose non andavano bene già da parecchio, ma da parecchio. Tant'è che lui addirittura poi dirà che erano separati in casa, ma eh, questa cosa secondo me non è assolutamente vera. Perché si sono trovati mh, testimonianze di Roberta stessa, si sono trovati dei, dei diari, si sono trovate delle lettere e quindi qua abbiamo addirittura delle testimonianze della vittima stessa, che è una cosa rarissima da, da trovare nei casi, però eh, sì, cioè per ricostruire anche la relazione che c'era tra loro due e quindi un ipotetico movente da parte del marito per poi uccidere la moglie, perché poi vedremo che alla fine oh, è questa la storia, Ehm, si, sono, si sono avvalsi delle testimonianze della stessa Roberta nei suoi diari e questa è una cosa veramente interessante, veramente affascinante. Ma veniamo alla vicenda. Allora, come vi dicevo, è il 13, siamo nella notte del 13-14 gennaio 2012 e siamo a Gello San Giuliano Terme in provincia di Pisa. È molto freddo in quel, in quel periodo dell'anno, in quella zona, e in quella notte, si presume tra mezzanotte e le sei e mezza del mattino, Roberta scompare nel nulla, senza lasciare nessuna traccia. E non lascerà nessuna traccia di sé nemmeno fino ad oggi, cioè fino ad oggi noi non abbiamo nessuna traccia di Roberta. Il che è veramente assurdo. Comunque, veniamo. Alla storia, cioè capiamo un pochino come ci sia arrivati Cioè lei quella sera Esce dall'autoscuola come tutti i venerdì sera Ha finito di, di lavorare Quindi dall'autoscuola Torna a casa sua Casa sua come vi dicevo prima È proprio accanto alla casa Dei genitori di Antonio Quindi lei ehm, scende dalla macchina va a casa dei genitori di Antonio per dare la buonanotte, per salutarli e dire oh buonanotte, buona cena, io vado su, vado a cena, ciao ciao, come tutte le sere. E infatti i genitori di Antonio quando poi testimonieranno l'ultima volta che l'hanno vista, cioè in quell'occasione, l'hanno vista tranquilla come tutte le sere, cioè non hanno notato niente di diverso dal solito. Lei aveva 44 anni. All'epoca dei fatti, lui invece ne aveva 49. Eh, adesso, adesso mi direte anche cosa ne pensate quando arriviamo ai fatti, poi vediamo tutte le vostre ipotesi. Comunque, li saluta come tutte le sere e va a sua casa sua. Um, prepara la cena, eh, preparano da mangiare, si mettono tutti a cena come ogni. ...cavolo di sera, ogni venerdì sera, si mette una cena in famiglia con la tv accesa, quindi ehm, moglie e marito e i due bambini adolescenti, perché poi Alessia ha 12 anni e eh, Daniele ne ha 16, 15, se, tra i 15 e 16. Come ogni serata normalissima, non notano niente di strano durante la cena, si, ci si comporta come al solito, si parla delle solite cose... Dopodiché, dopo cena, Daniele eh, va in camera sua e si mette al PC. Lui ricorda che l'ultima volta che ha visto la sua mamma è stato quando lei è entrata nella sua stanza per dirgli: Oh, bibi, è tardi, staccati dal computer, che è ora da andare a letto. E dice che quella sera in particolare eh, ha fatto una cosa che non faceva da un po'. Cioè, che quando lui si è messo a letto, lei eh, si è seduta sul suo letto, e gli, ha dato, gli ha rimboccato le coperte gli ha dato il bacio della buonanotte. Che era una cosa che non faceva più da un pochino perché comunque era un ragazzino grande. E questa cosa l'aveva lasciata un po' così. Però, sinceramente, raga, ehm, poi chiaramente vengono in mente tutte le cose diverse dal solito ma non credo che fosse un'avvisaglia di, di quello che poi è successo dopo, cioè credo che sia un caso che lei magari ha avuto un pensiero eh, anche perché ne aveva parecchi di pensieri, soprattutto nei, nei riguardi dei figli, quindi magari stava meditando, stava eh, ipotizzando eh, diciamo più che altro accarezzando l'idea di divorziare, però la sua preoccupazione era ovviamente per i figli, quindi era probabile che magari facendo questi pensieri avendo anche sensi di colpa nei confronti dei figli poi abbia fatto questo gesto io non lo vedo come un gesto premonitore di chissà che cosa sabato 14 mattina Antonio si sveglia nel suo letto matrimoniale dove dovrebbe trovare anche Roberta ma non la trova Antonio si sveglia alle 6.30 del mattino è molto mattiniero eh? nonostante sia sabato e lui potesse dormire però ognuno ha i suoi orari lui prima cosa che fa è guardarsi intorno e capire dove può essere andata Roberta quindi controlla i vestiti sulla sedia, se ci sono ancora o se magari li ha presi per uh, uscire. E i vestiti sono ancora sulla sedia, quindi è uscita in pigiama. I suoi effetti personali sono ancora in casa, e quindi non ha. cioè, ok, sei uscita in pigiama e non hai neanche preso la borsetta, il cellulare, niente. A lui dice, vabbè, magari è uscita a, a farsi una passeggiata, no? ha avuto un attacco di panico, che ne so. Quindi esce e comincia a cercarla dappertutto. Poi vedremo anche dove la cerca, però intanto sappiate che fa dei giri per cercare dappertutto e non la trova. Lei era una donna veramente bella, era una donna veramente bella. Ora, questa non è una foto molto recente di Roberta, è un po' avanti nel tempo, è un po' indietro nel tempo rispetto a quando aveva 44 anni. Però ehm, è sempre stata una bellissima donna. Aveva preso un po' di chili, si era un po' sciupata perché era una donna triste, era una donna stressata, era una che non ne poteva più della sua vita. E si lamentava tra l'altro molto spesso della sua condizione, in famiglia con le sue amiche più che altro. Quindi eh, era sofferente, era anche piena di pensieri, poi vedremo anche le lettere che scriveva, cosa scriveva nel suo diario, cioè capiremo che ehm, era una donna che sopportava davvero tanto dolore, quindi ora qui la vedete fresca in una foto quando era ancora più, cioè era, era più giovane, più spensierata rispetto invece quando è scomparsa. Però è stata questa la foto che ha scelto suo figlio, in realtà l'ha scelta eh, Daniele, questa foto qua, quando ha deciso di mettere in giro i volantini per cercare Roberta proprio nelle prime ore della sua scomparsa e lui scelse una foto dove la vedeva eh, bella sostanzialmente anche se non era poi così verosimile e questa cosa tra l'altro gli è costata le critiche di un sacco di gente che conosceva Roberta perché diceva eh ma cosa metti in giro quella foto lì che poi magari non la riconoscono e infatti vabbè poi ci arriveremo. Però dai, poverino, lui aveva scelto la foto della sua mamma, era bella e ancora felice. In realtà ci sono state molte segnalazioni, poi che lei sparirà poi per un, un tot, in realtà è ancora sparita Roberta e eh, ci sono stati diversi avvistamenti che però erano ragazze che somigliavano molto di più alla foto che ha poi alla Roberta dell'epoca. Fatto sta che eh, il, il marito Antonio si arrende perché non riesce a trovare sua moglie, al che va alla caserma dei carabinieri per denunciare la scomparsa. E sono le 13.30, quindi l'ha cercata davvero tanto prima di dare l'allarme. Comunque, secondo lui, eh, Roberta sarebbe sparita tra mezzanotte e le 6.30 di quel mattino, cioè nel lasso di tempo in cui lui stava dormendo e lui sostiene che la donna deve essere per forza uscita col pigiama rosa che stava indossando e la prima cosa che racconta ai carabinieri anche bello preoccupato sarà e vi leggo da verbale il motivo di tale gesto non riesco a spiegarmelo e posso solo dire che nei giorni precedenti, precisamente martedì 10 gennaio, mentre io e lei eravamo intenti a sistemare dei cartoni in soffitta, io nel perdere l'equilibrio sono caduto addosso a mia moglie facendole battere la testa. Quindi lui dirà che questa, questo incidente le aveva provocato... Dei danni mentali, delle, dei danni cerebrali che la portavano ad avere dei vuoti di memoria e degli stati confusionali. Quindi, probabilmente Ragù, eh, Roberta si è allontanata di sua spontanea volontà da casa in preda alla confusione mentale dovuta al trauma cranico, dovuto a questo incidente qua. Quindi, io che sistema i cartoni adesso. Bene, sei sola, però, Anna eh, nessuno può crollarti addosso. Perché la dinamica di questo incidente è, è particolare. Cioè, loro stavano mettendo i cartoni di, delle, degli adobe di Natale, li stavano riponendo di nuovo in soffitta. E immaginate che la soffitta è proprio una specie di sottotetto con la scaletta eh, estraibile, cioè la botola, no? Con la scala di ferro che viene giù a pioli e poi vai su. Quindi loro andavano su dalla scala insieme. E o venivano giù adesso, non so bene se andavano su o giù. E nel passare uno scatolone, il, Antonio ha perso l'equilibrio ed è rovinosamente crollato all'indietro, cadendo su Roberta. Quindi lui non si è fatto niente perché Roberta era sotto a fargli da, eh, da, da materasso. E lei si è fatta male alla spalla, ma soprattutto alla testa. E quindi, secondo Antonio, quando ha fatto la denuncia ai carabinieri, questo incidente ha provocato talmente tanta confusione mentale, talmente tanto disagio mentale a Roberta, che potrebbe essersi allontanata in preda a un delirio, diciamo. In realtà, questo incidente è successo realmente. Scopriremo che questo incidente c'è stato realmente. E la dinamica dei fatti è stata effettivamente questa. Ma. Eh, in realtà Roberta non aveva ehm, ricevuto una botta in testa così grave, non aveva avuto dei trauma cranici che le avessero dato dei problemi mentali. Tant'è che aveva addirittura eh, si era fatta vedere dal suo medico di famiglia, che aveva detto: Guarda, stai tranquilla, è una botta adesso ti riprendi. Quindi non, eh, quello che sta dicendo Antonio è sicuramente una bugia come tutto quello che dirà da adesso in avanti perché Antonio la lui bastava cioè ha fatto un lavoro pulito non ha lasciato una traccia che fosse una ma si è deciso a dire delle grandi patacche per l'anima del cazzo cioè se diceva non lo so non me lo spiego non lo so o, se diceva addirittura: Guarda, secondo me ha scoperto che ho l'amante e se n'è andata in preda all'incazzo e non ha preso su niente per rabbia, poi non so cosa gli sia successo. Lì se la cavava liscio come l'olio, se la cavava. Si è fregato da solo, ma adesso capirete perché. Comunque, lui dice questa cosa: che l'allontanamento sarebbe dovuto a questo stato di confusione mentale. E, e quindi, insomma, gli inquirenti immediatamente gli credono: anche perché lui pare effettivamente molto preoccupato e eh, una donna mh, apparentemente senza problemi si era allontanata in pigiama ed era scomparsa. Quindi cominciano immediatamente a cercare eh, Roberta nei dintorni di casa sua con le unità cinofile, i carabinieri, la polizia, squadre di ricerca vari, eh, varie eh, volontari, eccetera, eccetera. Ma cercano una donna che si è allontanata in preda a una confusione mentale in un pigiama rosa con eh, queste fattezze qua. Addirittura, adesso vi faccio questo preambolo giusto per farvi entrare un attimo nella situa. Quando lo intervisteranno a chi l'ha visto, Antonio dirà testuali parole. Cioè, a me, scusate raga, ma queste cose qui le metto sempre negli appunti perché mi cringiano un sacco. E purtroppo non ho trovato il video perché ho visto il video in un documentario, ma non lo ritrovo su YouTube. Quindi ve lo racconto, cioè ve lo racconto testualmente quello che lui, che lui dice davanti alle telecamere. Ma lui praticamente guarda in telecamera e si rivolge a Roberta. E eh, cioè... Roberta, se ci vedi e tu avessi perso la memoria, spero tu possa riacquistarla e tornare. Chiamaci, o vai dalla polizia o vai dai carabinieri allora sei coglione! Cioè, allora, allora, diccelo che sei stato te. Non avevamo neanche uno straccio di prova. Ce lo vuoi dire così? Ce lo vuoi. No, voglio dire: eh, è inutile che ti inventi una cazzata sulla botta in testa. Poi vai addirittura in tv a dire: Se hai perso la memoria, chiamaci! Ma cosa vuol dire? Se hai, pe se hai perso la memoria, non ti chiama, ovviamente. Cioè, ma che cazzo! Oh, ho stato io. No, che poi non è scemo. Cioè, Antonio non è scemo. Raga, ha fatto l'omicidio perfetto. Non è scemo. Cioè, anzi, ha fatto l'omicidio perfetto. Poi lo ha reso imperfetto perché è scemo. È eh, andata così. <ride> Se sei morta, fatti viva, sì. Comunque, eh, in questo momento Roberta Ragusa è semplicemente scomparsa ed è scomparsa in seguito alla confusione mentale. Cioè, è questa la visione ufficiale del caso. Per qualche giorno rimarrà questa. Quindi, eh, stanno cercando una donna uscita in pigiama rosa. Qui vi dico che la foto è stata fuorviante, perché ci sono stati davvero tanti avvistamenti di donne che, o ragazze che somigliavano a questa foto di Roberta, ma che non erano Roberta. E effettivamente per quanto dolce possa essere stato il, gius, il, il gesto di Daniele nel scegliere una foto dove sua mamma era ancora bella, felice e spensierata, non ha aiutato certo nelle ricerche. In ogni caso, raga, nessuno ha visto davvero Roberta. Tutti gli avvistamenti si rivelano, si rivelano falsi, e insomma, la vedono al bar, la vedono al supermercato, la vedono per strada, la vedono un po' dappertutto. Poi perché se ne parla in continuazione di questa scomparsa? Perché è davvero un caso che ha colpito molto la cronaca italiana. Quindi, come sapete, no, la gente poi impazzisce, la vede dappertutto, e non avendo nemmeno una foto così fedele, si sono confusi più del solito, comunque. Ehm... A questo punto eh, gli inquirenti non trovando Roberta, perché uno dice va bene, cioè sei uscita in stato confusionale, ma se io non ti trovo per cinque giorni, tre giorni, quello che è, ehm, sicuramente ti è successo qualcosa. Quindi cominciamo a indagare su dove potrebbe essere finita Roberta, e se potrebbe essere successo qualcosa di grave a Roberta. Per cui cominciano a indagare nella vita di Roberta e scoprono che eh, Roberta è, aveva una cosa che metteva prima di tutto nella vita: la famiglia. Lei era una donna dedita ai figli, sempre molto. Eh, legata appunto a loro si dedicava tutto il tempo che poteva al benessere dei suoi figli infatti aveva creato un bellissimo legame con loro e i suoi ragazzi anche ora la ricordano sempre con immenso amore e credo che forse nella loro eh, speranza ci sia anche quella di rivederla Roberta perché finché non hai la certezza che sia morta in qualche modo speri sempre che sia da qualche parte no lei però, nonostante fosse una donna che ha sempre sacrificato tutto per i suoi figli e li ha sempre messi al primo posto, si stava cominciando a riempire le scatole, diciamo. Cioè si era proprio sacrificata eccessivamente, ma soprattutto si era sacrificata eccessivamente rispetto al marito. Perché il marito, sì è vero, lavorava tanto, però, come dire, aveva anche i suoi... Tempi liberi che passava fuori casa, quindi diciamo che era la classica famiglia nella quale la donna fa tutto, cioè il somaro che va avanti, tira avanti il caretto, fa tutto lei e il marito che si sì, va a lavorare, gran lavoratore, però finita lì, i figli chissà se li ho fatti io, quindi anche questo. Poi dopo vedremo che ci sono dei risvolti interessanti e capirete anche perché il marito tante volte non era presente. La zia materna di Roberta è una donna con la quale Roberta tende a, eh, a confrontarsi, a parlare, si confida. E dirà che lei aveva manifestato effettivamente il desiderio di andare a vivere altrove, in un paese caldo. Roberta, ti capisco perché anche io vorrei andare a vivere in un paese caldo dove è sempre così: è sempre con 33 gradi fissi, sarebbe stupendo chissà magari un giorno ci riuscirò. Comunque, ehm, lei diceva che voleva che il suo sogno era quello di prendere su. Adesso prendo su e me ne vado a vedere un posto caldo dove si sta bene, prendo su i figli e me ne vado così eh, perché non si sentiva apprezzata da parte del marito. Cioè, lei il suo grande dramma era. Io faccio tutto in casa, porto avanti il caretto e nessuno che si interessa di come sto io. E nessuno che si interessa della mia tristezza, della mia fatica, del mio essere esausta, del riconoscermi anche tutti i sacrifici che faccio per questa famiglia. Nessuno. Mi apprezza in questo senso. Poi, vabbè, i ragazzi erano veramente adolescenti, quindi non credo che parlasse di, di loro, ma parlava in particolare di Antonio e dei genitori di Antonio, perché. Che, che ne dicano io ho subodorato dell'attenzione. Cioè, eh, Roberta purtroppo non può più parlare. Però, dalle parole eh, del padre di, di Antonio che viveva lì con loro, cioè aveva la casa lì accanto, quindi si vedevano sempre. Eh, adesso vi dico anche come si chiama. Valdemaro Logli. Ma anche seguendo l'ipotesi della zia che diceva. Ma potrebbe aver preso su davvero e aver fatto quella cosa che diceva ogni volta che ne aveva le palle piene di prendersi su, andare a vivere in un paese caldo e mollare tutto. Però quello che non torna è che non si è preso i figli perché una come Roberta non avrebbe mai abbandonato i figli, mai, per nessun motivo al mondo. Quindi se fosse voluta, fosse voluta fuggire per abbandonare eh, il marito e la famiglia del marito perché non stava bene lì, comunque i figli si sarebbe presi con sé, sicuramente. O li avrebbe contattati poco dopo per farsi raggiungere da qualche parte, non li avrebbe abbandonati così. E poi cosa fai? Tu vuoi fuggire in un luogo caldo, in un luogo tropicale, ok? Quello che vuoi? E non ti prendi neanche il cellulare? Cioè lasci a casa la borsa con il tuo portafoglio, con i documenti, con eh, il cellulare, tutti i tuoi tu effetti personali, non hai un troll, non hai un cambio, vai in pigiama in un altro paese, in un luogo caldo Effettivamente non ha senso che lei fosse fuggita, ma questa cosa è ovvia, cioè non, lei non è andata via di sua spontanea volontà non è andata via di sua sponte, non si è allontanata perché aveva problemi mentali, non si è allontanata perché era incazzata, non si è allontanata perché voleva fuggire, perché tutto ciò non ha senso e chiunque conoscesse anche solo un minimo Roberta sapeva che i figli erano al primo posto della sua vita ed è per questo che lei non si è mai separata dal marito, perché i figli erano al primo posto della sua vita. Ecco, comunque... Altra cosa, era una tipa che non te le mandava a dire le cose, quindi non era una che quando prendeva una decisione spariva e gostava le persone. Era una che ti diceva "Oh, senti, mi sono rotta le balle, adesso prendo su, prendo su i bambini e me ne vado". Ciao non, uh, non avrebbe fatto così cioè comunque non, non ho bisogno di ripetervi i motivi per cui non è andata via per farsi un viaggio di piacere o per fuggire dalla famiglia su questo credo che siamo tutti d'accordo comunque sia eh, altra, altra conferma ne volete un'altra praticamente trovano gli appuntamenti che lei aveva preso col medico da lì a pochi giorni sia per lei che per i figli a cui avrebbe dovuto accompagnarli lei quindi cioè, non prendi appuntamento col medico se vai a vivere da un'altra parte prendi su e... Parti. Quindi ok. Comunque eh, è già passato un mese dalla scomparsa di Roberta. Eh, siamo già a febbraio del 2012 e Roberta ancora non si trova e non si trova niente, nessuna traccia, un, un nulla di nulla. Quindi a questo punto chiamano a, a interrogatorio, cioè, diciamo, chiamano come testimoni eh, tutte le persone che erano vicine a lei per riuscire un po' a capire qual era ehm, quali erano le dinamiche nella sua vita, quali erano le persone che le stavano vicino, quelle che invece, eh, con cui invece aveva problemi, eccetera, eccetera. Ma poi il marito non è un minimo preoccupato? Beh, lui quando ha denunciato era, era preoccupato, poi vedremo che si fa consolare in fretta. Chiamano a testimoniare quindi tutte le persone che la conoscono un pochino, che le sono vicino, che possono raccontare qualcosa di lei. E la sua migliore amica dice che eh, Roberta era un un po' che non si sentiva più bene in casa sua, perché come vi dicevo prima, non si sentiva eh, apprezzata, ma non solo, si sentiva anche controllata e osservata e non in special modo dal marito, sì, anche dal marito. No, il marito era più che altro assente, ma dai suoceri. Ed è qui che io prima vi stavo dicendo, secondo me, ho intuito delle dinamiche eh, che non sono mai state esplicitate, ma le ho intuite dalle parole del, del tizio col nome strano, del padre di Antonio. Perché Antonio dice. Um, ma io non so perché. Uh, è come se lei provasse sempre uh, della. Cos'è che aveva detto? Uh, come se fosse sempre uh, in imbarazzo. In. Um, in, su... in, in... Non è proprio questa la parola, in soggezione, ecco, è come se lei fosse sempre in soggezione con noi. Tant'è che le dicevo sempre, ma non bussare. la Lei bussava sempre quando veniva da noi, beh, poteva anche smetterla di bussare, le dicevo sempre, non devi bussare. Poi aveva sempre quell'atteggiamento molto dimesso così con noi, come se avesse timore. Ecco, da queste parole. Io estra estrapolo un contesto enorme che non ci è stato raccontato e che magari non è vero, ma me lo sto immaginando io. Ma come sapete, ogni volta a me piace andare dentro le cose. E davanti a una dichiarazione di questo tipo, io comprendo che la, eh, la Roberta eh, fosse in soggezione probabilmente perché aveva dei rapporti molto preoccupati. Con i suoceri. Infatti, unendo questa dichiarazione a quella dell'amica, che dice: Mi sentivo controllata, loro facevano attenzioni a tutto quello che io facevo e mi impedivano di fare un sacco di cose. Mi controllavano qualunque lavorino facessi fuori casa. Avevano, cioè, magari, ecco, le tenevano sempre gli occhi addosso e sicuramente magari le, la criticavano, magari la, la biasimavano per qualcosa. Quindi, lei sentendosi giudicata, si è sempre più chiusa. Però capite che eh, in un ambiente dove eh, ti senti perennemente giudicata male, nonostante ti accolli tutte le fatiche della casa, porti avanti la famiglia, fai tutto, e quello che ricevi è un marito che ti fa le corna, perché adesso vedremo, i genitori di questo che ti sputano in un occhio ogni volta che fai qualcosa, e l'unico amore che hai sono i tuoi bambini, no? Quindi. Cioè, capite che non stava bene in casa, ma un motivo c'era se non stava bene in casa. E ha voglia di dire eh, i genitori di Antonio che tra loro andava tutto bene, era tutto sereno, eccetera. Sicuramente andava tutto bene, era tutto sereno, in apparenza. Ma se una persona si sente costantemente controllata e giudicata, come pensi possa vivere questa relazione con te? Poi sicuramente ne avrà anche parlato con loro, nonostante dicono che ah, i rapporti andavano benissimo, erano normali. Io non credo che una come Roberta si tenesse le cose dentro. Ci saranno stati degli scontri. Questa però è una cosa che non è emersa nella narrazione de del caso, non è emersa perché è una mia intuizione. La capisco ascoltando le varie dichiarazioni dei personaggi, però potrei sbagliarmi. Quindi questa cosa non la prendiate come un dato, prendetela come una mia analisi personale. Come vi dicevo all'inizio, lei, nonostante avesse questi disagi, li eh, raccontava, sì, alle sue amiche, però lei voleva mantenere un'armonia familiare intatta in modo tale che i suoi figli non soffrissero. Quindi, secondo me. Lei non, eh, non litigava nemmeno con i suoceri e stava lì tutta dimessa proprio per questo motivo stava lì tutta in suggestione per questo motivo perché non voleva scontrarsi con i suoceri perché scontrarsi con i suoceri sarebbe stato creare un ambiente negativo per i bambini e quindi se la faceva andar giù e lei si faceva andar giù tante di quelle robe pur di creare un ambiente armonico per i bambini e qui devo dire che nonostante il pensiero e eh, il gesto sia lodevole e nobile purtroppo la mentalità che c'è dietro è sbagliata nel senso che um, i bambini non sono stupidi anche se non capiscono che eh, i genitori stanno litigando lo sentono che la famiglia non è funzionale, lo, lo, lo percepiscono in qualche modo, quindi stare insieme per forza e sopportare l'altra persona o sopportare un matrimonio in cui vieni costantemente sminuito, sminuita, ehm, non, nessuno frega un cazzo di te, ti giudicano male, stai in un ambiente del cazzo, stare lì e sopportare questo e farti consumare le energie e il, la, la voglia di vivere da queste persone. Non fa bene ai figli, cioè, a un certo punto è vero che il divorzio sicuramente non è una cosa che il bambino prende bene, ma vi assicuro che la maggior parte delle volte stare insieme per forza farà ancora più male perché, poi, prima o poi, qualcuno tradisce quell'altro. Poi, il bambino lo verrà a sapere. E, e, e succedono poi eh, tra tragedie anche gravissime tante volte. Veniamo ad Antonio Logli. Quando Antonio Logli viene risentito per farsi raccontare un pochino com'era la sua famiglia, loro avevano appena sentito le amiche di, eh, di Roberta che raccontavano che lei era triste, che stava male in famiglia, che si sentiva eh, non apprezzata, abbandonata, in, in, insomma, si sentiva invisibile. Lì dentro che stava male, tutto il resto. Antonio invece ha una visione completamente diversa della sua famiglia. Lui descrive la sua famiglia come la famiglia del mulino bianco, cioè sembra veramente inverosimile. Tanto è perfetta la sua narrazione. Dice che la sua moglie è bellissima, che è innamorato di lei, che il matrimonio dura da vent'anni. Che i suoi, eh, le persone insomma già non lo guardano perché c'è la bella moglie che lui è fortunato, no? Mai un tradimento. Mai. E questa cosa la dovevi proprio dire. Cioè, adesso bastava non dire, mai un tradimento da nessuno dei due? Incredibile, bello i bambini, Bravissimi Tutti legati, siamo tutti uniti, ci vogliamo bene, perfetto. E a un certo punto gli chiedono: Ma Logli lei. Per caso delle relazioni extraconiugali O ne ha avute? No Io? Ma va Io no Ma okay. che? Bugia 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 enorme Bugia non prima Non la prima bugia che dice Bugia, bugia enorme È sicuramente la più grossa che dice Ma non è la prima <ride> Ma verrà fregato subito benissimo, ma, ma in, una, in una maniera veramente stupenda verrà fregato, adesso vedrete perché. Ma anche qui c'è una domanda da farsi, come Chris Watts, e qui abbiamo un'altra analogia col caso Chris Watts, anche lui nega di aver avuto un amante. Molti sostengono con questi l'amante <ride> e il suo avvocato che lui abbia nascosto questa informazione. Per vergogna, per non mettere, diciamo, perché i bambini poi non lo venissero a sapere: i bambini i ragazzi, ormai erano grandi, non venissero a sapere. Eh, perché si vergognava lui di se stesso, perché era una cosa che per lui non era rilevante. O ha mentito perché la sua relazione extraconiugale ha qualcosa a che fare con l'omicidio. Perché comunque entrambe le motivazioni hanno senso. Cioè. Lui potrebbe aver mentito su questo anche se non è colpevole, cioè anche se non ha ucciso Roberta. Ma se ha ucciso Roberta perché ha l'amante o perché lei ha scoperto che lui ha l'amante, questo potrebbe essere un movente molto interessante. Oppure potrebbe essere entrambe le cose, che, che ha anche molto senso. Eh, però <ride> succede un patatrac... E succede un patto track di quelli che proprio dici, Madonna quanto te lo meriti. Quanto te lo meriti. Allora, intanto, meanwhile, l'amante. Meanwhile, l'amante. Perché ovviamente lui ha detto che non aveva un una relazione extraconiugale, ma non solo aveva una relazione extraconiugale, ma ce l'aveva ancora. La stava portando avanti. E la stava portando avanti da otto anni. Otto. Anni Cioè praticamente non era neanche più un amante, era una parente, cioè era pazzesco. Comunque arriviamo alla calzolai esatto. Questa signora, che in realtà è una ragazza, eh, aveva, 20... aveva 20 anni in meno di Antonio, quindi aveva 29, esatto, ne aveva 29. Questa ragazza di 29 anni, il 13 di. Eh, il 14 di gennaio anzi, andrà a raccontare immediatamente, cioè praticamente subito, appena Antonio dice questa cosa qua, eh, che poi io credo di aver sbagliato perché è impossibile che l'abbia fatto il 14 gennaio perché è stato il giorno dopo, l'ha fatto poco dopo l'interrogatorio di Antonio, è andata dai carabinieri e ha detto: Oh raga, io qua. Cioè, vi devo dire che ho una relazione con Antonio Logli. E io non voglio che nulla sia lasciato al caso perché comunque voglio che venga fuori la verità, voglio collaborare. E quindi io svuoto il sacco e vi dico che ho una relazione con Antonio Logli. Io devo dire brava. Devo dire brava. Cioè, non è stata convinta. Né... Cioè, ha preso su col suo grandissimo senso civico ed è andata a denunciare questa cosa ai carabinieri. Proprio perché ha fatto una cosa veramente coraggiosa e veramente giusta. E ha scammato lui. Chiaramente ha scammato lui perché non è che gliel'ha detto prima. L'ha fatto e basta. L'ha fatto direttamente e basta. Quindi mm, lui si è anche. Cioè, è rimasto scemo. Cioè, è rimasto scemo. Fantastico. Tutto per colpa delle sue bugie. Quindi è eh, Sara Calzolaio si chiama questa ragazza di 29 anni che dice di avere una relazione con Antonio che appunto zan zan zan, inculatissimo. Sara eh, tra l'altro racconta che eh, lei lavora, lavorava e anche in quel momento continuava a lavorare nella autoscuola di Roberta e di Antonio. Quindi Roberta la conosceva bene. E eh, il particolare odio si è riversato sulla figura di Sara quando è venuta fuori questa notizia, perché lei ovviamente è stata. Insultata in tutti i modi, la inseguivano per strada, le tiravano le cose, la insultavano ovunque andasse. Era, era veramente presa di mira, bullizzata dal popolo italiano. Comunque, lei si è presa l'odio dal popolo italiano perché lavorava con Roberta ed era una che aveva un rapporto. Per lo meno professionale quotidiano con Roberta. Quindi lavorava braccio a braccio con lei nella stessa nello stesso ufficio e poi intanto eh, si bombava il marito. Quindi diciamo sicuramente un, um, un comportamento di merda, non c'è niente da dire rispetto a questa cosa. Però io sinceramente. Penso sempre che nel momento in cui non sei tu ad avere un rapporto con Roberta, è il marito avere un rapporto con Roberta e una promessa con Roberta, poi, cioè, sì, fai schifo perché la guardi in faccia tutti i giorni, non le dici mai niente e non hai, hai avuto veramente il coraggio di vivere con lei braccio a braccio, eh, scopandoti poi la sera eh, suo marito. Però, eh, secondo me, qui la testa di cazzo rimane lui. Va bene. Sì. Io proprio 50-50 no, però farei un 40-60, cioè è, è più stronzo lui comunque, se dobbiamo fare la gara degli stronzi è più stronzo lui, però è una mia personale opinione, anche lei sicuramente non se l'è cavata bene, però mi è piaciuta, qui mi è piaciuta, cioè quando ha preso su e ha detto senti fotte sega di qualunque cosa mi dica Antonio, io vado là e denuncio e non voglio neanche parlarci con lui prima, qui mi è piaciuta. Comunque sia, dice eh, che lei dirà agli inquirenti che secondo lei Roberta non poteva averlo scoperto prima eh, che era proprio lei l'amante. Cioè, lei dice: secondo me Roberta aveva intuito che il marito avesse degli affari, che avesse un amante, che, che avesse qualcuna, però non sapeva chi fosse. E lei sostiene che sicuramente Roberta non aveva ancora scoperto che fosse Sara l'amante perché se no l'avrebbe affrontata, perché una col carattere di Roberta, ed effettivamente tendo a crederci anch'io, una col carattere di Roberta l'avrebbe affrontata, l'avrebbe presa da parte e gli avrebbe detto ah, che cazzo fai cogliona e tutto il resto. E il fatto che invece lei continuasse a comportarsi con Sara in maniera molto normale, lavorava con lei tranquillamente, si comportava come sempre, collaboravano insieme senza problemi, questa cosa ha fatto pensare Sara che eh, Roberta fino, forse probabilmente, alla sera della sua scomparsa lei non avesse mai capito che era Sara l'amante del, del marito. Comunque, eh, la relazione tra Sara e Antonio si sviluppa otto anni prima, ovvero appena Sara prende la patente, perché sicuramente Sara prende la patente lì nell'autoscuola lì. Antonio la conosce e fanno zoom. Zumpa zumpa. Quindi praticamente. Cioè, ha un amante fissa, proprio una, un amante fedele, una, una relazione vera e propria. Cioè, otto anni, io non, non li ho mai avuti neanche con un fidanzato vero, quindi figuriamoci un amante. Bel bell impegno, devo dire, proprio un bel impegno. Comunque, lei quando viene intervistata continua sempre a sostenere il suo grande amore per Antonio. Lei ha il prosciutto negli occhi, proprio così. Cioè, lei non vede, non sente, non vuole. Lei ama Antonio perdutamente. E io un giorno voglio un uomo che mi ami come Sara ama Antonio. Perché è veramente qualcosa di. Cioè, io, raga, non, non, non so cosa dire. Per quanto possa farvi incazzare questa cosa qui. Lei c'è rimasta sotto con questo qua, eh. È andata oltre a qualunque cosa. Ed è ancora lì che dice che è innamorata come una pigne. Quindi. Cosa avrà questo qui? Cosa gli fa alle donne questo Antonio? Incredibile. L'amore incondizionato, ma veramente. Roberta non voleva divorziare e se lei avesse avuto la certezza che il marito le faceva le corna, poi sarebbe dovuta eh, fare, come dire, scendere a compromessi con questa, anche con questa cosa a sopportare. Oppure a quel punto avrebbe dovuto fare i conti con. Era ora di divorziare, cioè a quel punto devi divorziare per forza, perché lui ti tradisce, è un amante, magari quando lo scopri poi lui ti dice anche che vuole stare con l'amante, quindi è meglio non scoprirlo, così almeno le cose rimangono, rimangono unite. Secondo me è andata un po' così, però non lo sapremo mai. Che cavolo fanno avere una doppia vita? Io già con una eh, lo so, anche io non, non ne ho idea di come facciano. Comunque si sono messi insieme, tra l'altro, sti due, quando lei aveva 21 anni e quando lui ne aveva 41. Quindi c'è una differenza abissale. Cioè, tipo, scusa, ma ti chiamo amore Beth. E, e lei niente dice che lui è romantico, che lui ha sempre fatto delle cose belline per lei: che lui è tutto, è tutta la sua vita, è tutto il suo amore, è ogni sua prima esperienza. Quindi abbiamo capito che probabilmente Antonio la pisellava benissimo e questo le ha dato al cervello. No, dai, scherzo, era l'amore, è l'amore, è l'amore, c'è ancora l'amore. E vabbè, comunque lei è andata lì, ha rilasciato la sua dichiarazione e ha pensato che non avrebbe fatto danno ad Antonio dicendo questa cosa perché lei pensava che anche lui l'avesse detta. Comunque, non pensava di far del male, cioè lei diceva: Beh, io voglio scoprire la verità, sono certa che la verità. È da qualche parte e nessuno c'entra niente Cioè lei non pensava Antonio l'ha ucciso cioè, non, non le passava nemmeno della, per l'anticamera del cervello Di aspettarsi che Antonio potesse essere colpevole Per cui lei dice Vado lì dico tutto Perché tanto più dati hanno no, Più fanno prima a trovarla Quindi se io dico la verità Poi la verità verrà fuori E invece poi ha detto che si è pentita di questa cosa Perché gli si è ritorta contro Perché non è stata uh, Cioè Vabbè, perché ha fatto del danno ad Antonio, sostanzialmente. Bene, Antonio nel frattempo, che cosa fa? <ride> Antonio nel frattempo le dice, zia, tu devi far sparire i telefoni. Perché loro avevano due cellulari segreti con i quali si sentivano. Quindi avevano un cellulare lei dedicato a lui e lui dedicato a lei. Che carini, che romantici, col cellulare segreto si sentivano. E praticamente quando è successa sta cosa lui gli ha detto devi far sparire i telefoni e lei eh, ha preso questi due cellulari, li ha smontati, ha preso le sim e le ha distrutte, poi i cellulari li ha buttati in due cassonetti diversi nella periferia di Pisa e eh, ha fatto sparire tutte le conversazioni che c'erano dentro, ovviamente prima, cioè ha cancellato tutte le mail, i messaggi, le chiamate che c'erano e ha buttato via tutto. Bene, questa cosa qui però lei la dirà. Lei la dirà quando sarà chiamata a insomma nuovamente a testimoniare. Lei dirà: Noi avevamo appunto questi due telefoni che Antonio mi ha detto di far sparire. Ma continua a sostenere che Antonio gli ha detto di farli sparire perché non voleva sa che si sapesse della loro relazione straconiugale, perché questa relazione avrebbe fatto del male ai ragazzi, perché aveva fatto del casino e tutto il resto. È un po' scema. Allora, sì. Secondo me è un po' scema perché nel momento in cui uno ti dice distruggi i cellulari, appena mia moglie è scomparsa, non sappiamo che mi hai fatto, distruggi i cellulari, un po' ti puzza di merda. Ma comunque potrebbe essere sempre stato il movente del adesso è successo un casino, poi viene fuori la nostra relazione, poi lo vengono a sapere i figli, è un casino. Quindi capite che anche questa non è una prova, ma è un indizio. Cominciate a scrivere, perché ce ne saranno tanti di cose che non sono prove, ma sono indizi. Quindi abbiamo già degli indizi, ovvero la volontà di Antonio di nascondere questa relazione. È la sua prima grande bugia, anzi, la seconda grande bugia. Ma è la bugia sulla quale gli inquirenti si concentreranno di più, perché la detta grossa. Perché la detta grossa ed è stato sminchiato immediatamente. Quindi però un ragionevole dubbio c'è cioè non voleva essere scoperto con le mani nella merda però la prima bugia quella anche è pesante perché poi verranno a sapere che non c'era stato nessun tipo di trauma cranico che aveva dato confusione mentale alla moglie quindi quella è stata la vera prima bugia grave a mio parere Comunque quando la Sara dirà che Antonio aveva fatto cancellare soprattutto dei telefoni gli investigatori cominciano a sentire puzza di merda e quindi cominciano a guardare Antonio così, dicono, mm, ma forse Antonio sa più di quel che ci dice e eh, fanno delle indagini anche in paese, cominciano a chiedere un pochino in paese ma eh, che tipo è Antonio, che rapporti ha con la gente del, del paese e loro gli rispondono che Antonio... Non piace, Antonio è una persona antipatica, una persona riservata, lui è uno che si è sempre fatto i cassi suoi, non è incline a fare gruppo, non ami, allora, cioè adesso mi sento presa in causa, comunque... Però dicono anche che è un tipo litigioso, facilmente irritabile, eh, molto solitario e eh, non piace a nessuno, sostanzialmente sta sul cazzo a tutti. Fatto sta che questa volta gli faranno un interrogatorio vero, cioè non più come ehm, testimone o persona informata dei fatti, ma gli fanno un bel interrogatorio di quelli con le luci sparate in faccia che è altro che la ring light che ho qui io davanti. Quindi eh, la prima cosa che gli chiedono è, senti Antonio, tu hai fatto la denuncia alle 13.30, quindi tutta la mattina cosa hai fatto? E lui dice, ho cercato Roberta, benissimo, dove? Allora lui dirà che era andato in giro con la sua macchina e eh, il suo amico Meini all'interno della sua macchina, erano insieme, ed erano andati in giro per cercare Roberta. Tra i posti dove sono stati c'è anche il cimitero dove erano sepolti i genitori di Roberta, il cimitero lì di Gello. Fatto sta che eh, questo cimitero tornerà tornerà con prepotenza, ma più avanti, adesso non vi spoilerò tutto, ma lui dice che era andata a cercarla al cimitero perché lì c'erano sepolti i suoi genitori, quindi nell'idea che lei si fosse allontanata, magari era andata lì sulla tomba dei genitori in un momento così di, di fragilità, eh, però non l'hanno trovata. Però mentre erano lì che dovevano ripartire dal cimitero con la macchina, la macchina eh, non parte più, la macchina non si accende più. E quindi i due sono costretti a chiamare Antonio, a chiamare scusate il padre di Antonio e farsi venire a prendere da lui. Quindi Antonio andrà a prenderli. Ora questa cosa che la macchina non parte, quindi non è disponibile e tutto il resto, è stata interpretata dagli inquirenti come una mossa per nascondere la macchina con la quale in realtà è stato fatto il misfatto, con la, sulla quale magari... Roberta è salita e con la quale è stata portata via o usata come mezzo per compiere questo delitto. La famosa macchina che non parte. Esatto, il padre sa. Non lo so se il padre sa, eh, perché questa cosa qui è stata interpretata così. Però comunque la macchina l'hanno analizzata e hanno analizzato anche il giubino che c'era dentro quella macchina, perché c'era un giubino. Um, di, di, di Antonio dove c'era il DNA di Roberta sopra ma era un DNA normale, non era il DNA di sangue o cose diciamo che implicano um, un tafferuglio o una lotta ecco un'aggressione. Il DNA di tua moglie sul tuo Giubino è abbastanza normale che ci sia, come è normale che ci sia il DNA di tua moglie in tua, nella tua macchina. Però, raga, anche qui nessuna traccia di violenza. Ma torniamo un attimo in ordine. Praticamente, eh, mentre interrogano Antonio, si rendono conto che lui ha sul corpo, e qui siamo quasi vicini a una prova che può sembrare tale, ha sul corpo dei piccoli graffi. Ma raga, io questi piccoli graffi li ho visti e sono graffi molto fini, molto, molto fini e... Non sono come quelli del gatto, sono dei graffetti veramente che potrebbe farti la, la carta o che potrebbe farti davvero un ramo, no? Cioè, non è un graffio tipo di un gatto. Per cui sembra davvero strano che questi segni possano essere dei segni di lotta venuti a una lotta avvenuta con Roberta perché? Perché lui aveva un taglietto qua, e poi sulle mani. Quindi. Cioè può essere che lei ti ha tirato un'unghiata per difendersi e sulle mani ma erano davvero piccoli quindi o lei si è difesa davvero molto debolmente quindi può essere, eh? può essere che magari lui l'ha tramortita quindi lei era ehm, in confusione, era debole e quindi ha cercato debolmente di difendersi e gli ha lasciato solo dei piccoli graffi prima di essere uccisa. Essere questa cosa, molti testimoni tra l'altro diranno che lui, questi graffietti, il giorno prima della scomparsa di Roberta, non ce li aveva e eh, sono spuntati proprio eh, in concomitanza con la, con la scomparsa di Roberta. Quindi anche qui indizi, indizi, ma mai prove certe. La collaboratrice domestica che avevano in casa tra l'altro Non so se anche lei è una bugiarda patologica come lui, non lo so Ma la collaboratrice domestica dice No ma perché lui si è fatto male, l'ho visto io Si è fatto male sbattendo contro un mobile Certo perché sbatti contro un mobile e ti fa un graffetto qui e un po' qui La collaboratrice domestica io non so Secondo me gli aveva detto, non gli aveva neanche detto qualcosa, Antonio. Perché, se fosse stato furbo, gli avrebbe detto, digli che sono andato contro l'ulivo, no? Eh, non ho capito come se lo sia tirata fuori questa, però va bene. Comunque, ehm, lui riracconterà la sua versione dei fatti. E dice. Eh, fa un, un racconto di quella serata, di quell'ultima sera nella quale ha visto Roberta. Lui racconta che eh, ha aiutato Roberta a sparecchiare dopo cena ed erano più o meno le 23. A quel punto dice ai figli di andare nella relativa stanza a dormire perché è tardi. A quel punto si fanno le 23.30, e lui sale in soffitta, nella soffitta che dicevamo prima, appunto quella dove hanno avuto anche l'incidente, per sistemare delle robe che aveva lassù. In realtà. Lui usava il momento soffitta per chiamare l'amante al telefono e fare picci picci. Intanto eh, Roberta rimaneva in salotto al piano di sotto. Lui a mezzanotte dice, questa è sempre la sua versione, eh, dice di essere sceso e di aver visto Roberta che stava stilando la lista della spesa. Quindi le dà le buon la buonanotte e fa per andarsi a letto. Ma nel letto matrimoniale c'era figlia Alessia che... È andata a dormire nella stanza sbagliata. Quindi prende la bambina che sta dormendo e la eh, mette nel suo letto. Dopodiché si corica e si addormenta. Secondo lui, sempre eh, massimo a mezzanotte 10 lui dormiva. Ma secondo lui dormiva già a mezzanotte. E, e si sveglierà soltanto alle 6.30 e alle 6.30 si accorge che Roberta o non è mai venuta a letto o eh, è venuta a letto e poi è scomparsa. Comunque lui da lì non sa che fine abbia fatto. Peccato che questa versione non stia proprio in piedi perché... Nonostante comunque sia venuto fuori dell'amante, quindi lui non avesse più tutta questa necessità di nascondere la, 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 la cosa dell'amante, vengono fuori i tabulati. I tabulati telefonici e viene fuori che Antonio ha una strana concezione dell'orario. Lui dice che in realtà, mh, cioè anzi i tabulati dicono che in realtà lui a quell'ora non dormiva perché dalle 23.08 fino al mezzanotte 17 lui era al telefono con Sara Calzolai cioè con la sua amante e però io mi chiedo anche una cosa ma lui che sta al telefono poi capiremo che ci starà abitualmente quasi tutte le sere lui che sta tutte le sere al telefono delle ore con l'amante ma è possibile... Che Roberta non se ne fosse mai accorta. Cioè, è impossibile. Tu, tu non puoi fare delle telefonate in casa, vai in soffitta a telefonare, Sta al telefono ore con la tua amante e, e tua moglie non se ne accorge. Infatti pare che poi se ne sia accorta quella sera lì. Però mi fa strano che se ne sia accorta solo quella sera lì. Secondo me, quella sera lì lei si è rotta le palle. Non se ne è accorta. Si è rotta le palle. Comunque. Ehm... Probabilmente queste telefonate, perché poi in realtà stanno al telefono tante ore, ma ehm, la telefonata verrà chiusa e verrà ripresa tre volte. Quindi sono tre telefonate che durano per tutto questo tempo. E probabilmente lui le ha fatte mentre era in soffitta. Quindi eh, una telefonata va dalle 23.08 fino alle 23.50, insomma dura 45 minuti. La seconda parte alle 23.56 e dura 20 minuti. La terza telefonata invece parte a mezzanotte e 17 e dura pochi secondi. Bene, queste tre telefonate non sono state prese solo come hai mentito sulla tua versione, allora non è vero che dormivi, ma in realtà era il telefono con l'amante, mm -hmm. ma anche come ehm, quell'ultima telefonata lì? Cioè... Perché hai messo giù così velocemente quella telefonata? Perché l'ipotesi degli inquirenti sta cominciando a diventare che probabilmente a mezzanotte 17 la telefonata è stata interrotta. Perché Roberta è salita in soffitta o si è accorta che lui era al telefono e si è rotta le palle. E ha, ha scoperto tutto: ha scoperto che era Sara al telefono, o a insomma, perché di Sara è possibile. Che, che non lo sapesse, no? Quindi, quella telefonata lì, perché dura così poco? Possibile che abbia buttato giù di botto. Però Sara ha un'altra versione. Sara dice, no, ma va là, perché noi eravamo soliti chiamarci per ore durante eh, le, le sere, no, ci telefonavamo tutte le sere prima di andare a letto. Però... Ogni tanto cadeva la linea, quindi quelle telefonate sono state più di una perché cadeva giù la linea e lui mi richiamava. L'ultima telefonata è durata così poco perché Antonio, che è così romantico, e lo dice, lo dice davvero, che è tanto dolce, è dolcissimo Antonio, e parla così, dice che è dolcissimo Antonio, e, mh, perché quell'ultima telefonata lui l'ha fatta, mi ha richiamato solo per dirmi ti amo, e poi ha buttato giù, oh Wow, wow, è così romantico. Oh. È veramente bello. Tutti vorremmo avere un Antonio nella nostra vita. Eh, eh, no, adesso siete invidiosi, eh, siete invidiosi, eh. È tutta invidia, è tutta invidia. Perché la gente non poteva tollerare un amore così grande? Per quello che l'hanno messo dentro, per separare loro due. A parte gli scherzi, eh, questa telefonata probabilmente è stata realmente interrotta da Roberta. Ha molto senso questa ricostruzione degli inquirenti, devo dire. Eh, gli inquirenti troveranno a casa di Roberta anche una lettera che Roberta aveva scritto pochi giorni prima al marito. Quindi, qui rientrano quelle testimonianze che vi dicevo prima, dove il testimone diventa la vittima stessa, a posteriori, cioè post mortem, riesce post mortem, sempre ipotetica, riesce a, a dirci qualcosa. Lei scrive: Vorrei essere ogni tanto al centro delle tue attenzioni, sapere che ti dispiace di vedermi stanca, esausta, spossata, di vedere che privo me stessa di tutte le mie cose personali, ma tu vivi la tua vita, coltivi i tuoi interessi fuori di. Qui, fuori da me. Questo vuol dire: C'hai l'amante. So che non ami leggere, perciò lo fermo. Questo fiume di parole che sicuramente ti lasceranno indenne, intonso nel tuo presuntuoso cinismo, nell'alta opinione che hai di te stesso. Ma non importa, non più. Baci, Roberta. Si era un po' arresa Roberta, si era un po' arresa all'idea di non poter più recuperare il rapporto col marito, all'idea che lui avesse un amante e che quando lei dice le tue cose, no, i tuoi interessi fuori di qui, vuol dire che ti portano fuori casa, fuori da me, vuol dire mi stai tradendo. Molto poetica Roberta, devo dire, ha scritto una lettera veramente bella. E questo ci fa capire che secondo me Roberta sapeva che lui la tradiva, ma probabilmente non sapeva che era Sara. E probabilmente quella sera lei ha scoperto che era Sara e stava per fare un casino, cioè eh, l'avrebbe magari licenziata, magari avrebbe, avrebbe reso la vita impossibile ad Antonio, anche perché, eh, raga, non per essere cinici, però davanti a un divorzio c'è una causa. Legale. E se tu vuoi divorziare e hai le prove che tuo marito ti tradiva, soldi. Tanti, 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 tanti soldi. E Antonio era molto preoccupato delle spese perché ci aveva già pensato al divorzio, questa è una cosa che diranno in molti quelli che lo conoscevano e che parlavano con lui. Cioè lui aveva. Ipotizzato l'idea di divorziare dalla moglie Ma era preoccupato per i soldi Perché eh, avrebbe perso L'autoscuola Perché avrebbe perso molti molti soldi Probabilmente sarebbe rimasto sull'astrico E credo Che questa cosa aver di perdere i soldi Sia dovuta proprio al fatto che lui aveva una relazione Quindi È per questo Che secondo me lui aveva Un grande interesse a farla sparire Roberta quella sera perché, se Roberta aveva scoperto che era Sara, aveva anche il nome, ma aveva pure le prove, e se eh, intentava una causa di divorzio nei suoi confronti con queste prove schiaccianti del suo tradimento, lui rimaneva in mutande. Quindi, quindi lui l'ha fatta sparire. E non so se già ci pensava o meno. Perché la perfezione con la quale è stato compiuto questo omicidio, che ora chiamiamo omicidio perché dai, c'è cioè abbastanza scontato che. Non, non, non può essere stato che lui, però siamo comunque davanti a una cosa sulla quale io non sono d'accordo. Poi ci arriviamo. Um, ecco, mi, mi, mi risulta difficile pensare che non ci sia stata una, premedita una, una premeditazione con un omicidio fatto così bene. Cioè, che poi non sapremo mai come l'ha fatto. Ma l'ha fatto bene, proprio perché non sapremo mai come l'ha fatto. E se si fosse suicidata... Brava Ali Ruggi, perfetto. Infatti, l'ipotesi suicidio è stata presa in considerazione dagli inquirenti. Ma è stata immediatamente scartata perché hanno detto: Ma perché una che si suicida dovrebbe nascondere le tracce del suo suicidio così bene? Cioè, ehm, anche Sara Pedri non è stata ritrovata, il suo corpo non è stato ritrovato. Ma tutto riconduce a un suicidio? Qui, no, qui, assolutamente no. E poi lei, non so come dire, ma tutti quanti continuavano a dire Non avrebbe abbandonato i suoi figli, quindi neanche col suicidio Una cosa che però eh, lei diceva, sempre a proposito del divorzio Era che, allora, il marito non voleva divorziare per i soldi E lei non voleva divorziare per i figli Quindi alla fine non divorziavano per questo motivo Erano d'accordo su questa cosa Per quanto entrambi lo desiderassero Ma era più, come dire, era più il danno che, che è il desiderio. E infatti quando lei andava in palestra, alle compagne di palestra, quando parlavano di divorzio, dicevano di essere divorziate, lei spesso diceva, ah, beata te che hai avuto il coraggio di fare sta cosa. Quindi io direi che questa storia ci insegna il valore del divorzio e il fatto che davvero, cioè, quando è ora, è ora, cioè, nel senso magari bisognerebbe pensarci molto bene prima di sposarsi però anche quando il danno è fatto si può sempre tirarsi indietro ed è importante tenerlo in considerazione raga potevano optare per il divorzio consensuale adesso non, queste cose non sapremo non le sapremo mai perché purtroppo Roberta non può parlare quindi non sappiamo esattamente eh, perché non hanno deciso di divorziare comunque troveranno anche il diario di Roberta e nel diario di Roberta alla data 10 gennaio ci ha riportato proprio scritto tragedia, del, dalla, eh, tragedia della caduta dalla scala. Quindi questo incidente della caduta dalla scala è effettivamente accaduto. Però, ehm, come vi dicevo prima, lei andrà a parlare anche col medico di base, si farà visitare per questo incidente che ha avuto e non c'erano danni cerebrali. Ma c'è una cosa in più che non vi ho detto prima. Ovvero la sua amica, che lascia il tempo che trova, nel senso che è un sentito dire, quindi boh. Però la sua amica, su una delle sue migliori amiche con le quali lei si confidava, dice che eh, Roberta nutriva dei dubbi sul fatto di essere stata spinta da Antonio. Cioè che Antonio non fosse caduto accidentalmente, ma eh, le fosse caduto sopra apposta. Ora. Non lo so, non lo so, eh, l'amica è particolarmente incassata, cioè è un'amica che ce l'ha un po' con Antonio, quindi anche qui non sappiamo perché comunque Roberta nel suo diario non scrive nulla di tutto ciò, non ha lasciato niente scritto, ha scritto solo tragedia della caduta della, dalla scala, quindi boh, minchia, regas, però anche qui mi viene da pensare, ma se quello era un tentato omicidio... No, cioè, come poteva essere un tentato omicidio? Cioè, tu per eh, uccidere tua moglie le cadi sopra dalla scala? Lo sai che la gente non muore così? Cioè, così le fai solo tanto male. A che pro? A che pro ferire? Cioè, tu la devi far sparire, non devi ferirla. Quindi non ho capito la mossa. Cioè, secondo me qui tendo a essere un po' più innocentista e a dire che forse era una e lucubrazione dell'amica, uh, più, più, più che una realtà, cioè secondo me quello è stato un incidente e basta, che poi lui si, si è appigliato a quell'incidente per raccontare che lei avesse confusione mentale inesistente, per la quale ha allontanato casa in preda a questa confusione mentale, certo ha detto una bugia su questo, ma non credo che questo fosse un tentativo di omicidio, cioè credo che... Che fosse stato solo un incidente Se l'intenzione fosse stata quella di causarle Un coma Ma raga ma non ha senso Perché comunque tu non è che poi Intanto anche il miglior serial killer Non arriverebbe mai a Come dire Riuscire a fare un danno tale Da mandare quello in coma Ma non ucciderlo Cioè io non so se c'è mai stato qualcuno In grado di fare qualcosa del genere Comunque è veramente cervellotica ma ehm, quello che mi fa strano è: ma perché se tu vuoi buttare giù dalle scale tua moglie, metti che l'ha fatto apposta, poi da una scala a Pioli, cioè, vabbè. Non la spinge. Ma. Perché devi cadere anche tu e farti male anche tu? Perché devi rischiare di farti più male di lei? Cioè, secondo me, raga, questo è stato un incidente, cioè, non c'è tanto da dire. Poi lui ha sarà, cioè, sarà inventato una pattacca da ricamarci sopra, ma questo rimane un incidente. Finalmente Antonio verrà iscritto nel registro degli indagati. E i Ris andranno a fare le eh, rilevazioni a casa di Antonio, a uh, casa Logli. E eh, quindi anche in casa di Roberta. Sì. Il 29 febbraio. Allora, Roberta è scomparsa il 14 gennaio. I Iris, eh, il 29 febbraio, vanno a casa a cercare tracce di DNA. Ma buongiorno! Cioè, voglio dire, adesso ho capito che i Iris trovano tutto anche quando l'hai pulito. Però, cazzo, cioè, ha avuto tutto il tempo. Va bene che i RIS sono anche andati a casa di Anna Corona a cercare tracce di Denise Pipitone dopo 17 anni. Quindi, effettivamente, forse non è mai tardi. Cioè, Iris non sono mai in ritardo, come si suol dire Garofano non è mai in ritardo, Garofano non è mai in ritardo, arriva esattamente quando deve arrivare, <ride> come Gandalf, quindi eh, vabbè vanno lì il 29 febbraio e come voleva si dimostrare non trovano assolutamente niente, ma niente di niente, né tracce di sangue, beh, niente, non trovano nulla, allora a questo punto eh, intercetteranno Antonio, e dico, era anche ora, poi tutto sto mezzo a mezzo, tutte le, le telefonate che ha fatto, che ha detto, che era, chissà quanta roba che vi siete persi. Quindi niente, comincia ad intercettare Antonio e intercettano una interessantissima conversazione tra lui e la sua amante Sara. Sentite questa conversazione. Antonio, farò le voci maschile e femminile così riuscite a interpretare il dialogo. Come ti ripeto, uno deve fare quello che, che si sente. Oh, uh, vabbè. Perché te non hai raccontato le bugie giuste. Non hai raccontato le bugie giuste, eh. Te hai raccontato la verità. Non glielo dovevo dire? Eh, no, eh. Io glielo dovevo dire. Te hai un difetto molto grosso. Che dici la verità, e invece la verità non va detta. Bravo, Antonio! Ci hai appena confermato di essere un bugiardo patologico. Che è un bugiardo patologico, è una cosa che eh, non negano nemmeno i suoi genitori. Cioè, dicono: Ma lui sì, ogni tanto le diceva le patacche, ma così no? Perfetto, quindi io eh, credo che siamo proprio di fronte a uno che la verità. Da lontano ogni tanto la raccontava. Così a caso, hai i brividi, in senso buono. Per, per il gatto? Il mio gatto è molto da brividi. Ha qualcosa da nascondere? Uh, un bel po'. Un bel po'. Quindi, sostanzialmente, qui c'è Antonio incazzato con Sara perché Sara è andata dai carabinieri a dire che eh, loro avevano una relazione, sostanzialmente. Quindi, gli stava reiterando questa cosa. Comunque, c'è anche una conversazione molto 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 interessante tra il padre e la madre di Antonio. Valdemaro parla con sua moglie al telefono e dice: Eh, perché siccome non è anche al telefono, forse sono in casa che parlano. Sono in casa. Comunque gli dice siccome la voleva lasciare e lei no, lui ha preso una decisione e l'ha fatta fuori. E la mamma la moglie risponde: Anche io l'ho pensato, però non ci ho pensato, non ci voglio pensare. Valdemaro, eh, quando è stato intervistato, lui ha detto che quella conversazione c'è stata. Effettivamente non la nega, ma dice che a una certa le vai a pensare tutte. Che è stata un'ipotesi buttata lì. Che lui, ovviamente, non, non crede nella colpevolezza di suo figlio, che non ci ha mai creduto. Ma in quel momento lì hanno avuto un momento di dubbio perché alla fine il dubbio ci sta, ma che mh, si fidano ciecamente del fatto che loro figlio è innocente. Ah, raga. Scusate, questa parte ve la devo raccontare, anche se è tralasciabile, ma ve la devo raccontare c'è la medium raga arriva la medium arriva la medium ma ci potrà mai essere un caso italiano in cui non arriva la medium perché raga è arrivato il medium anche per Saman qua i cadaveri quando non si trovano cazzo ce ne facciamo dei cani molecolari cazzo ce ne facciamo dei cani da cadavere ma noi abbiamo i medium molecolari Molecolar medium i molecular cadaver medium cioè cazzo ci frega ma prendi tutti i medium mettiamoli al guinzaglio e facciamoli a nasar loro i cadaveri. Che tanto ci arrivano subito, ci arrivano. Ma in questo caso no, <ride> perché è arrivata è arrivato una medium sudamericana, dicendo di aver visto il corpo di Roberta, sa dov'è, ha parlato con Roberta, lo sa, eh, sono passati sei mesi dalla scomparsa di Roberta e ehm, praticamente lei accompagna insomma, questa squadra dei carabinieri nel posto di notte alle 23, buio, freddo, cose, cercano per ore dove lei ha indicato ma non c'era niente. Fine storia della medium. <ride> Però è stato bellissimo, <ride> è stato davvero bellissimo. Comunque, nonostante siano passati sei mesi dalla scomparsa di ehm, Roberta Ragusa, Qui eh, le ricerche si intensificano, ma perché si intensificano? E vi chiederete, invece nel caso di Sara Pedri non si sono così tanto intensificate. La differenza, all'inizio ho detto anch'io, ingiustizia, la differenza in realtà c'è, ovvero trovare il cadavere di una persona che si è tolta la vita, che si è suicidata e siamo tutti certi che sia suicidio. Non ci dà nuove risposte, non è, diciamo, utile ai fini dell'indagine. Invece trovare il corpo di una persona vittima di omicidio è fondamentale, perché il corpo parla, no? Il corpo ci dà molte prove eh, dell'omicidio, del colpevole, e di tutto. Quindi è molto importante trovare il cadavere. E anche quindi, se sono passati sei mesi dalla sua scomparsa, continuano imperterrite le ricerche, perché serve per incastrare Antonio. Quindi eh, ci sono addirittura 100 carabinieri di diverse squadre che sono sparsi sul territorio per cercare Roberta e eh, hanno attivato gli speleologi, i sommossatori. Ci sono anche i paracadutisti che raga, io non ho capito bene i paracadutisti, ma probabilmente perché girano con l'elicottero e quando vedono qualcosa di sospetto, loro si lanciano per cadere esattamente lì. Però questa è la mia fantasia, eh. Magari mi direte voi a cosa servono: cioè in che modo operano i paracadutisti. Nel momento in cui si cercano i cadaveri, sono stati molecolari, sì, i molecocani, ovviamente, gli, gli elicotteri, tutto. Comunque fanno una battuta di ricerca per trovare Roberta, veramente grossa, 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 grossa. Ma non trovano niente di niente. A questo punto, gli inquirenti cominciano a dire: ahi cazzo, ma se non ci sono prove. Dobbiamo lavorare con quello che abbiamo. Dobbiamo lavorare con i dati che, 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 che ci rimangono in mano. Cioè, poche niente. Cioè, indizi. A questo punto, cominciano a, ehm, a soffermarsi. Sull'idea che Antonio ovviamente abbia combinato qualcosa, quindi interrogeranno anche i figli e tutte le cose. Ma non viene fuori niente, anche qui non viene fuori niente, cercano tutte le piste, tutte le tutti i laghi, tutti i luoghi e non trovano niente. Finché, finché, zan, zan, zan non appare lui. Lui, lui per magia appare improvvisamente a otto mesi dalla scomparsa di Roberta e il 10 ottobre 2012 ci sarà una svolta. Lui si chiama Loris Gozzi e dice di aver visto cose quella notte. Dice di aver eh, visto Antonio, di aver visto cosa è successo quella notte e ha delle informazioni veramente veramente importanti. Lui è, adesso vi parto dicendovi chi è lui. Bello impossibile. Sì, quello che vi piace tantissimo a voi non so per quale motivo, ma vabbè. Comunque, lui vive eh, veramente molto vicino a casa di Roberta e Antonio perché sta a un chilometro da loro neanche. Si chiama Loris Gosi e lui è un giostraio di etnia sinti e ha dei precedenti di droga. Questo è il motivo per cui lui non si è fatto avanti fino a quel giorno, perché infatti, anche io, cioè, poi quando ho visto sta cosa ho detto, va bene Loris, ma dopo otto mesi ti svegli che hai visto le cose? Cioè non li sentivi i telegiornali, non le vedevi le cose? E quindi all'inizio mi ha puzzato da mitomane. Il fascino del gitano drughè. <ride> no, io non so se lui fosse realmente un drughè o solo spacciasse, comunque aveva dei precedenti. Loris quella sera stava rientrando tardi dopo mezzanotte a casa insieme alla moglie era in macchina con la moglie e praticamente passano da questa via Gigli che è la via che praticamente insomma giri dalla via da dove abita eh, Loris e dove abita anche Antonio tu giri e c'è via Gigli praticamente vede che lì eh, c'è una macchina parcheggiata a bordo strada e la macchina ha al suo interno niente, po' di meno che Antonio, tanto che quella macchina è proprio la macchina di Antonio. E questa cosa lui eh, la vede bene perché avvicinandosi lì penso ci fosse tipo un passaggio a livello. Non mi ricordo che cosa. Comunque, lui, quando si avvicina quel, l, quel tratto di strada, apre gli abbaglianti perché boh, lo fa sempre. Aprendo gli abbaglianti si rende conto che nella macchina c'è una persona e riconosce senza ombra di dubbio Antonio. Questa cosa lui la dirà sempre: senza ombra di dubbio, era Antonio. Ma c'era qualcuno in macchina con Antonio? No, era lui lì da solo con un motore a fari spenti. Ok, quindi Loris a quel punto torna a casa, torna a casa sua con la moglie. E dopo una mezz'oretta, ma anche meno, 20 minuti, esce per far pisciare il cane. Quindi esce di nuovo fuori di casa sua. E vede che a 70-80 metri da dove è lui ci sono due persone che stanno litigando, un uomo e una donna. Non li vede chiaramente, cioè non riesce a vederli bene, però. Eh, riesce a sentire le voci e, e riesce a riconoscere Che sono quelle di un uomo e di una donna Quindi lui a questo punto Non, non riesce più a sostenere Che quello fosse realmente Antonio Perché non li riconosce Però vede che è un uomo e una donna E eh, verosimilmente pensa che potre potrebbe essere Antonio Visto che lo ha visto eh, poco fa Lì E c'era di fianco a loro Una macchina A un certo punto lui col cane Va nella loro direzione quindi fa per avvicinarsi a dove sono loro e l'uomo prende la macchina. Scusate, prende la donna e la sbatte dentro la macchina. Tra l'altro facendola anche battere la testa molto violentemente la butta dentro la macchina e poi da lì non vede più niente ora questa cosa è gravissima, cioè è veramente gravissimo che non sia stato detto subito anche perché come di diranno anche molte criminologhe che eh, hanno commentato il caso, il ricordo dopo mh, otto mesi che è successa sta cosa non è più lucido, soprattutto un ricordo così mh, accidentale, nel senso che tu passi, vedi una cosa, tu esci, vedi due persone che litigano Uh, e non pensi che sia una cosa grave sul momento e la ricolleghi solo dopo molto tempo, quindi capite che uh, non è un ricordo così attendibile. Ciò nonostante e poi anche perché è una, è una testimonianza tardiva raga cioè io eh, tante volte faccio, mh, faccio un po' fatica a fidarmi delle testimonianze che arrivano così tardi nel tempo cioè mi viene da pensare ma perché ti svegli solo adesso? Cioè i precedenti per la droga ce li avevi prima adesso non ce li hai? Non lo so non, non mi ha convinta proprio tantissimo comunque... Uh, se è vero che il tribunale ha preso la sua testimonianza come assolutamente vera, ci sarà stato un motivo forse perché era l'unica che avevano e quindi oh mio dio una prova. Oh mio dio ce l'abbiamo, abbiamo una prova finalmente, non sono solo indizi, quindi io ci credo che l'abbiano accolta anche molto volentieri, anche molto più volentieri di quanto avrebbero dovuto a mio parere, però questa prova viene considerata eh, prova regina, cioè la testimonianza di Gozzi è la testimonianza decisiva, è quella che farà arrestare Antonio. Raga, io per quanto non ho grossi dubbi sulla colpevolezza di Antonio, ho grossi dubbi sul processo, cioè, non, non mi piace, non, non, non mi è piaciuta questa testimonianza, vi dico la verità, non, non, non mi ha proprio entusiasmata tantissimo. Però, ehi, hey, Antonio, come al solito, fa delle stronzate. Antonio fa una grande, grande, grandissima stronzata. E probabilmente questa è la vera prova, Regina, oltre alla testimonianza di Gozzi. Cioè. Il 25 gennaio 2013, cioè due giorni dopo che i media avevano rilasciato la notizia della testimonianza del Gozzi, Antonio Gozzi. Antonio andrà sulla strada dove Gozzi aveva detto di averli visti insieme a un suo amico per fare dei test di visibilità. Cioè, quindi ha detto al suo amico di mettersi dove era il gosi Poi lui si è messo dove era lui con la macchina e tutto. E ha detto: Oh, ma adesso se urlo mi senti? No, da lì no, da lì adesso sì. Ma senti cosa dico se urlo? Adesso ti rispondo, ti sento. Ah, beh, allora che... Okay. Ma allora, se adesso io faccio questo movimento... Poi sono andati lì col buio. E lo vedi? Riesci a riconoscere? Eh, no, da più vicino? Sì, adesso sì, capito. Ha fatto così. Genio. <ride> Genio. Ragazzi, <ride> ma si potrà essere così imbecilli? Ma io veramente, ma voglio dire, cioè, hai fatto un lavoro così pulito che non hanno trovato niente. L'omicidio perfetto. Hai fatto l'omicidio perfetto e poi sei scemo. Cioè, sei veramente scemo. Cosa ti devo dire? La cosa bella è che la stampa aveva rivelato che c'era un super testimone che aveva visto qualcosa quella notte ma non avevano detto chi era il testimone non avevano detto cosa aveva visto e dove lo aveva visto quindi il fatto che, che Antonio sia andato lì a fare le prove esattamente negli stessi punti in cui poi Gosi aveva eh, testimoniato cioè vabbè sì va, va bene ok è abbastanza palese. Comunque, questa cosa lo, lo, lo frega, lo frega malamente. Io vi dico che ci sono tante cose che non tornano nel comportamento di Antonio. C'è anche questa cosa che lui il 14 gennaio, ovvero la mattina dopo della scomparsa di. Roberta, si reca sul luogo di lavoro alla Geste, Geste è il nome di quell'azienda municipalita in municipalità che vi dicevo all'inizio, eh, lui appunto faceva l'elettricista per questa gesta, aveva un furgoncino e all'interno di questo furgoncino, cioè insieme al furgoncino aveva anche a disponibilità di molte chiavi, ma a parte ciò, lui quella mattina alle 7:30, nonostante fosse sabato mattina e nonostante non dovesse andare a lavorare perché era in ferie, va alla sede del lavoro e eh, viene visto da due testimoni. Ma lui questa cosa dirà di non ricordarsela, di dire ma io non mi pare di essere stato lì e tutto. Ma anche questo è un indizio? Boh, forse potrebbe, se magari aveva a che fare con la, il nascondere il cadavere, perché vi spiego. Esiste un'ipotesi sul suo... Um, su come lui abbia potuto far sparire questo corpo. Ovvero eh, c'è stata tra l'altro una segnalazione a chi l'ha visto per, eh, per seguire questa, questa traccia, ma era da un po' che eh, si pensava che lui ab ab abbia potuto nascondere il corpo, diciamo far sparire il corpo nel forno crematorio del cimitero, perché lui aveva le chiavi del cimitero e poteva anche entrare nel forno crematorio perché appunto lavorava come elettricista lì dentro anche lì dentro tra tutte le varie sedi nella quale lavorava quindi potrebbe aver preso eh, Roberta, averla messa nel forno crematorio e averla fatta sparire perché questa cosa comincia ad assumere sempre più senso un po' perché lui si è effettivamente presentato quella mattina sul posto di lavoro per prendere chiavi, cose, non si sa bene che cosa fare. Poi perché nel 2016 si suicida un uomo, si suiciderà un uomo proprio nella zona dove abitavano eh, Roberta Ragusa e il marito, e sotto il treno, si butta sotto il treno e si suicida. Lui era, anche lui, un tossicodipendente. Qua raga, tutti i drughe, incredibile. Cioè, alla fine sono l'unica che non si droga nel mondo. Cioè, ne abbiamo veramente pochi sobri. E, e questo qui lavorava al cimitero. Lui, da quando era scomparsa Roberta, dicono chi gli era intorno, che era diventato strano, in particolare era molto turbato, sempre molto ansioso, sembra molto preoccupato e quindi si pensa che il suo suicidio fosse dovuto a una sorta di senso di colpa per magari aver fatto sparire il corpo di Roberta. Perché la ricostruzione potrebbe essere che questo uomo era intaccato di debiti per la droga, aveva bisogno di soldi disperatamente e che magari sia stato eh, pagato una bella, una bella sommina eh, da Antonio per far sparire il corpo di Roberta. È possibile. È possibile anche perché c'è un'altra prova in più a sostegno di questa tesi, cioè eh, sono state recuperate delle bollette. Il forno crematorio eh, di quel cimitero, nel periodo in cui è scomparsa Roberta, era in disuso, quindi era spento, non veniva usato. Magia delle magie... La notte della scomparsa di Roberta, quel forno è stato azionato e c'è stato un inusuale consumo di gas proprio quella notte. E poi più. Questa cosa è angosciantissima. Questa cosa è veramente, veramente inquietante. E lui aveva le chiavi, aveva, potrebbe averlo fatto anche lui in persona e magari aver fatto tacere il tizio con una mazzetta. Però, raga, questa è un'ipotesi veramente molto credibile. Il fatto è che è venuta fuori anni dopo e diventava... cioè, lui si è suicidato, quindi quello che poteva testimoniare non c'è più. Eh, Antonio, figuriamoci, non dice niente. Tracce lì non ne trovano, non ne hanno trovate ed era anche troppo tardi per trovarle. Quindi... Non abbiamo, ovviamente, questa rimarrà sempre un'ipotesi, cioè, non è andato così, non sappiamo se è andato così. È un'ipotesi alla quale io tendo a credere. È molto verosimile e secondo me può essere andata così. Perché dai, cioè è geniale, ma è anche semplice. Non è solo, non è una, il piano del secolo, diciamo, è, è una soluzione facile ed efficace. Intanto. Intanto vi dico che nel frattempo, mentre tutto quanto succedeva, il 31 marzo, cioè Roberta scompare il 14 gennaio, il 31 marzo, due mesi e mezzo dopo, Sara va a vivere con Antonio e con i figli di Roberta. Questo lo trovo di estremissimo cattivo gusto. Questo è proprio brutto, 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 brut, brutto, brutto. E devo dire, santi figli, perché Alessia l'ha accolta volentieri, perché la conosceva già, ha accolto comunque questa relazione eh, abbastanza serenamente, ma Alessia era anche piccolina. Daniele invece è più grande e non accetta ben volentieri questa relazione, ma per, eh, come dire, assecondare anche un po' la sorella, eh, la tollera. In ogni caso.. Cosa incredibile, questa famiglia è andata avanti in maniera funzionale fino al 2019. Cioè, dal 2012 al 2019, Sara ha vissuto in casa con Antonio e i figli e hanno creato un nuovo nucleo familiare abbastanza funzionale: nel senso che i figli tuttora parlano bene di Sara, dicono che si sono trovati bene, che è stata vicino, che meno male che c'era lei e tutto il resto. E avevano creato il loro equilibrio in questa nuova famiglia e io sono, sono sicura che nessuno si è mai dimenticato di Roberta, sono sicura che i suoi figli la, la pensano ogni giorno e anzi credo che siano andati un po' in una sorta di negazione inizialmente, cioè erano sempre lì che dicevano mamma torna, è andata via ma adesso torna, poi è vero, cioè non hanno mai accettato l'idea che la madre possa essere stata uccisa o che sia morta e tuttora comunque sono certi dell'innocenza del loro padre cioè sono entrambi sicurissimi che il loro padre è innocente non, non sono sicuri della fine che può aver fatto la loro mamma, potrebbe anche tornare ma sicuramente non l'ha ammazzata il loro papà. Questo. Quindi, che succederà anche l'amante? Ma non, non credo, anche perché adesso è abbastanza impossibile, poiché lui è in galera. In galera! Allora, infatti, adesso vi parlo un pochino del processo. Allora, a dicembre del 2014 parte il processo eh, contro Antonio Logli. E devo dire che questo processo durerà parecchio perché prima che lo arrestano e lo mettono a gabbio passeranno cinque anni tra mm, cose, rinvii, robe varie. Comunque la difesa sceglie addirittura il rito abbreviato, poi insomma, è andata avanti parecchio nonostante ciò. Poi adesso magari sto dicendo delle ignorantate pazzesche perché voi lo sapete che quando arriva la parte di giurisprudenza io crollo. Quanti bambini hanno? Due. Ah, a proposito di bambini, faccio una piccola, apro una piccola parentesi che mi stavo dimenticando, la um, Roberta Ragusa stava anche soffrendo moltissimo poiché aveva da, aveva da poco perso un figlio, cioè aveva abortito e a quanto pare era stata costretta ad abortire diciamo per problemi legati al bambino, nel senso che glielo hanno ammazzato come dice lei eh, perché ha dovuto farlo, non so bene quali siano le motivazioni. Ma questo aborto l'ha distrutta, l'aveva la, proprio completamente distrutta, in particolare perché il marito non la cagava, perché il dolore di questa perdita del bambino non... Um, non è stato nessuno vicino della sua famiglia per questa perdita, e quindi c'aveva anche questo dolore, Roberta, pensate un po'. Cioè, già non stava bene per niente nella sua famiglia, non stava bene, poi in più pure questo trauma, e vai! Cioè, incredibile, poi è stata anche... No, ah, vabbè, poveraccia, veramente, poveraccia. No, 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 no qui non c'entra niente il marito che le ha detto abortire, assolutamente. No, 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 eh beh, il marito magari è stato anche contento, non lo sappiamo. Però eh, credo che sia stata costretta per delle condizioni mediche. No, no questo non credo c'entri, Antonio. Comunque sia, eh, come vi ho detto, la difesa sceglie il rito abbreviato e fanno un processo indiziario. Cosa vuol dire processo indiziario? Vuol dire che non ci sono prove, ma ci sono solo indizi che messi tutti insieme possono portare il giudice a pensare che sia colpevole o meno. In ogni caso, in tutti e tre i gradi di giudizio, Loghi non ha parlato, non parlava nemmeno con i giornalisti, quindi lui è stato proprio in silenzio stampa. E questa cosa lo ha molto danneggiato perché, ah, se stai zitto, allora hai qualcosa da nascondere. E sinceramente qui io devo spestare una lancia Perché veramente non si sa mai come ci si deve comportare questa gente E parli e allora dici solo bugie eh? Con che coraggio dici queste cose eh, Bugiardo eh, Guarda lì come sei falso eh? Guarda l'ipocrisia eh? Ma ti guardi mentre parli eh? Così Se stai zitto eh, Stai zitto Allora vuol dire che sei colpevole Allora hai qualcosa da nascondere Allora Cioè Oh Oh Hai dato una carmata? Cioè, tra l'altro, io comunque, per quanto una persona sia colpevole, non condividerò mai l'atteggiamento dei giornalisti che ti attaccano, che ti vengono addosso con le telecamere, con i giornali, e quando tu dici non voglio dire niente, non voglio dire niente, continua a farti domande sempre peggio a mo' di bullismo. Cioè, c'era proprio gente che gli diceva: allora il cadavere dove l'abbiamo messo questo cadavere? Eh, dov'è il cadavere? Il cadavere, il cadavere. Così. Con questo tono. Fate schifo al cazzo e vi dovreste vergognare. Scusate, però io tutte le volte che guardo i servizi televisivi e vedo queste scene mi viene il cazzo di arterio. Perché tu puoi anche essere un serial killer, un mostro, un... ma te ti stai abbassando a un livello di schifo che fai cagare. Scusate, però il giornalismo italiano nei confronti della cronaca fa schifo al cazzo è una vergogna sono una giornalista concordo con te grazie no anche perché poi sabato Mariana Trotta al di là di dirci le sue cosine cosa che vorrà dirci sul caso la cosa sulla quale incentreremo l'intervista è come è stata trattata dai giornalisti perché io anche quando ho fatto il video in cui parlavo di lei vi dicevo raga non è possibile che abbiano messo in onda delle scene in cui lei non ha dato il consenso cui, di essere ripresa siamo fuori dai coppi? Cioè, a, a quarto grado, davanti a non so quanti mila italiani, milioni probabilmente. A far vedere la scena di questa qui, che poverina era in imbarazzo ed era in pigiama e doveva semplicemente cambiarsi. Perché? Cioè, io mi sono inorridita a vedere queste scene, mi ha dato fastidio. E infatti, poi, sentendo lei, non avevo tutti i torti, perché anche lei, infatti, adesso. Ci dà giù pesante questa gente, ma fa bene, cazzo. Ci racconterà sabato di come i giornalisti non solo le hanno fatto stalking, ma le dormivano sotto casa con la tenda per non permetterle di uscire senza eh, il microfono, la telecamera. Eh. Oh. Ma io vi lancio i cani. Io vi lancio i pitbull. Compro 12 pitbull e ve li lancio dietro. Se, se provano a fare una cosa così. Io, io. Io non so come cazzo abbia fatto. Ma veramente! Ma non denuncia, no denuncia! Ma io ti faccio sbranare dai cani da guardia. Ma io sto scherzando. Gavettoni di piscio. Eh? Allora, in tutti i telegradi di giudizio lui rimane in silenzio, questa cosa lo mette in una brutta posizione, sia con la stampa sia col tribunale. Eh, comunque, il tribunale alla fine, da tutte le sue prove indiziarie, eh, giunge a una conclusione. Dice: il movente era. Uh, far sparire uh, Roberta, poiché lui voleva il divorzio, ma non voleva uh, spendere soldi per divorziare. Quindi questo è il reale movente, secondo il tribunale. Io mi trovo abbastanza d'accordo. Uh, le prove sono: prova regina, la testimonianza di Gozzi, di, di Gozzi. le bugie. Perché chiaramente, eh, se tu vai lì, ti inventi che la moglie è andata è uscita secondo te, subito dai una versione ipotetica tua che non sta in piedi né in cielo né in terra, basata sulla bugia, già lì ti metti in una posizione di merda. Poi la bugia per nascondere l'amante, l'amante, la presenza dell'amante, ovviamente questo ha inficiato moltissimo. E, ehm, e poi il suo test il suo test dopo la testimonianza di Gozzi, cioè il fatto che lui fosse andato là in strada a fare i test con l'amico per vedere «Oh, da qua mi vedi?» quello. Quindi eh, diciamo che nell'insieme queste prove indiziarie, per quanto siano soltanto indiziarie messe insieme, hanno formulato una condanna a 20 anni di carcere, che gli è stata a, appioppata nel 2019 dal Tribunale di Pisa. Lui si è sempre profe professato innocente, ehm, i figli ovviamente, come vi dicevo, sono convinti della sua innocenza, ehm, i, i genitori di lui pure, insomma, tutto qua. Invece il popolo italiano è convintissimo della sua colpevolezza. Quindi hanno creato la farsa, come la chiamate voi, solo per condannarlo? No. Allora, secondo me non hanno creato la, fals la farsa, secondo me qui hanno anche lavorato bene gli inquirenti, perché d'altra parte non è che ci sia tanto più lavoro da fare rispetto a quello che hanno fatto, le prove non c'erano, cioè, lui è stato veramente bravo. Allora, c'è anche da dire che a un certo punto, se le prove non ci sono, se lui non ha lasciato traccia... È colpevole, eh, probabilmente, ma non ne avrai mai la certezza. Tu non sei sicuro, 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 sicuro che Antonio Logli sia il colpevole. Ed è anche per questo che io ci credo bene che i figli siano invece convinti della sua innocenza. Ci credo bene perché gli hai lasciato tanti di quegli appigli che chiaramente dei, dei figli non vedono l'ora di potersi appigliare a, a, alla speranza che il padre non sia veramente il mostro che, che dipingono e loro non ci hanno mai creduto a questa cosa. Per di più hanno anche, come dire, abbastanza dati per non, per non uh, crederci. Però non, non siamo mica sicuri che sia stato veramente lui, cioè non abbiamo mica delle prove così, così certe, quindi sì perché sì, con l'intuito lo capiamo tutti. Mm, ma noi che vogliamo sempre le cose... No, nero su bianco. Eh. E accetti vent'anni di carcere senza dire niente. E invece no, perché lui continua a cercare di far riaprire il caso. Ovviamente non si arrende, non si arrende assolutamente. Perizia psichiatrica non ce l'abbiamo, almeno non, non mi è pervenuta. Magari l'hanno fatta, ma non è stata rilevante, quindi non è, non è pervenuta. Ma qui non stiamo parlando di un matto, eh. qui stiamo parlando di una persona piuttosto equilibrata. Al processo lui non dice niente, ma è una scelta se testimoniare o meno al processo. Perché magari lui non essendo sicuro di quello che avrebbe detto, magari sarebbe, avrebbe detto delle cagate o non avrebbe saputo rispondere alle domande. Beh, effettivamente non parlare ti mette in una brutta posizione. Io vi dico che non, non riesco a prendere una decisione. Cioè, riesco a vedere le cose da entrambi i punti di vista ed è sia giusto che ingiusto. Cioè, probabilmente io fossi stata... Il tribunale, gli avrei dato meno anni rispetto al danno che ha fatto. Perché lui ha preso 20 anni perché ha fatto il rito abbreviato, quindi erano 30, ne prende 20, come al solito: omicidio, occultamento di cadavere, 20 anni con il rito abbreviato. Io gliene avrei dati meno, cioè gliene avrei dati tipo 10. Ti cioè, do lo sconto perché sei stato bravo, perché guarda, non ci hai fatto trovare neanche una traccia, bravo per modo di dire, ovviamente. Eh, sto, sto esagerando. Perché, perché non ci hai fatto trovare nessuna prova? Quindi nell'indecisione, visto che non siamo poi proprio sicuri, 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 sicurissimi, che sei stato te, 50% di sconto.